Sarà prorogata dal Comune di Pescara la possibilità per gli esercizi commerciali di utilizzare gratuitamente i cosiddetti parklet, parcheggi, per tutte le attività che non hanno spazi esterni fino al 31 dicembre, quando è fissata la fine dell'emergenza Covid. Basterà fare una semplice domanda al Comune da parte degli esercenti per ottenere la proroga, come spiega l'assessore Alfredo Cremonese. L'amministrazione chiaramente ha prorogato la possibilità di utilizzare i parklet per tutte quelle attività che non avevano uno spazio esterno. La proroga è legata chiaramente alla fine dell'emergenza sanitaria, che attualmente è fissata al 31-12, siamo in attesa comunque dei provvedimenti del governo e quindi le attività potranno, dietro una semplice richiesta da inoltrare al Comune, continuare a beneficiare di questa importante misura che, voglio ricordare, il Comune di Pescara ha visto davvero protagonista come uno dei primi comuni ad aver adottato questa misura straordinaria, cioè la possibilità di occupare i parcheggi proprio per, a favore delle attività food e di ristorazione. Il tutto è gratuito per questi esercizi commerciali? Tutto gratuito, non solo l'occupazione suolo pubblico. Il Comune aveva anche pensato per il proseguo di questo provvedimento di far pagare l'utilizzo dei parcheggi, che chiaramente sono sottratti alla collettività, ma dal preventivo di costi che abbiamo avuto, il sindaco, il sottoscritto e comunque tutti i capigruppi hanno deciso che l'introito era talmente basso che non aveva senso adottare una misura di questo genere. Quindi continueranno ad essere gratuiti fino al 31 di dicembre, che attualmente è il termine fissato dal governo per la scadenza dell'emergenza sanitaria. Qual è la situazione? Cosa le dicono? Come sta andando? Ma la situazione è una situazione difficile, già lo era prima del Covid e il Covid chiaramente ha acuito ancora di più questa situazione. Pescara, grazie alla ottima estate che è riuscita a fare, voglio ricordarlo, abbiamo fatto record di presenze turistiche, devo dire che le attività hanno davvero lavorato e lavorato bene, quindi ho dei feedback molto, molto positivi. Dobbiamo continuare chiaramente su questa linea e l'amministrazione chiaramente al fianco di tutti i commercianti, e proprio per questo già siamo in anticipo, stiamo organizzando di tutto e di più per portare tantissima gente nella nostra bellissima città.